Il primo giorno di scuola è anche una festa per i bambini e l'amministrazione comunale di Chieti li accoglie con un dono. Il sindaco Umberto Di Primio, l'assessore alla pubblica istruzione Giuseppe Giampietro, assieme al direttore e al presidente dell'azienda speciale multiservizi Chieti Solidale, Angelo Romano Alfiero Corbo, in segno di benvenuto hanno consegnato a tutti gli alunni delle prime classi delle scuole primarie di Chieti un astuccio contenente colori, matite e penne. La consegna simbolica è avvenuta alla scuola primaria Villaggio Celdit in via Campobasso a Chieti Scalo, alla presenza del dirigente scolastico e degli insegnanti. Per l'assessore Giampietro è anche l'occasione di tornare a parlare delle mense scolastiche. Tutti i servizi sono ripartiti, oggi ripartono, e in particolar modo abbiamo lavorato quest'estate soprattutto sul discorso della rivisitazione dei menu. Ci siamo incontrati sia con i dirigenti scolastici, sia con i rappresentanti genitori, con alcune associazioni, ma soprattutto con la dottoressa della ASL. Abbiamo fatto diverse riunioni, diciamo che siamo a buon punto, conto in questo mese di rivedere tutto il menu. Saranno sicuramente a porta delle modifiche in base ovviamente all'esperienza che abbiamo avuto lo scorso anno. Abbiamo ovviamente fatto la sintesi di ciò che ci hanno rappresentato i genitori, i dirigenti, e quindi adesso stiamo elaborando, ma siamo a un ottimo punto in base ovviamente alle istanze presentate, quindi avremo un nuovo menù. Dal 1 ottobre quindi ci sarà un nuovo menù. Abbiamo preso questa decisione, stiamo lavorando sempre in sinergia con i dirigenti scolastici e anche con i rappresentanti genitori per il prossimo anno scolastico. Quest'anno però abbiamo deciso in qualche modo di lasciare tutto com'era.